Ciao da Andy di Rec & Mix per Accordo.it e benvenuti in questa nuova puntata di Mixing Tutorial. Oggi vediamo come utilizzare questo nuovo tool di iZotope, il Tonal Balance Control, per aiutarci a finalizzare al meglio le nostre tracce. Tonal Balance Control è un plugin separato che viene fornito in bundle da iZotope con Ozone 8 Advance, Ozone 8 e Neutron 2 Bundle e con la Music Production Suite. Può sembrare simile ad un analizzatore di spettro, ma serve ad indicarci il bilanciamento tra le varie frequenze nel nostro mix. Di default abbiamo questa visualizzazione, dove le frequenze vengono suddivise in quattro bande. Bassi, che vanno da 0 a 250 Hz, medio-bassi, da 250 Hz a 2 kHz, medio-alti, da 2 kHz a 8 kHz, e alti da 8 kHz a 20 kHz. Le linee bianche indicano il livello del nostro mix in quella banda specifica, mentre la fascia verde indica il range di tolleranza per questo specifico target. Di default Tonal Balance ha tre target: Bass Heavy, ideale per la musica ad alto contenuto di basse frequenze come l'hip hop; Modern, ideale per il pop, il rock e qualsiasi genere moderno in generale; e Orchestral, dedicato alla musica orchestrale. Ma noi possiamo creare anche dei custom target analizzando qualsiasi brano oppure intere cartelle contenenti dei file audio. Ad esempio, io ho analizzato tutto un album intero dei Foo Fighters, uno dei Green Day e uno dei Linkin Park per creare un target custom di riferimento. Sopra la banda delle basse frequenze ho anche questo indicatore, Crest Factor, che mi aiuta a capire se le basse frequenze sono troppo dinamiche a sinistra oppure troppo compresse a destra. Se il puntino grigio va oltre le due linee di demarcazione, vuol dire che devo andare a correggere il mio mix per farlo rientrare in questo limite. Inoltre, Tonal Balance, diversamente da un normale analizzatore di spettro, non è dipendente dal volume d'ingresso. Anche abbassando il volume prima di Tonal Balance, vedete che non cambia la sua visualizzazione. Questo permette di utilizzarlo in qualsiasi punto del mix e del master. Nella visualizzazione Fine possiamo vedere nel dettaglio la curva di equalizzazione. Come vedete, ad esempio, in questo mix sono sempre all'interno del livello di tolleranza, la linea verde che abbiamo detto prima, ma ho una leggera abbondanza di basse frequenze. Infatti arrivo quasi al limite se utilizzo il target Modern. Premendo l'Alt della tastiera e cliccando la schermata riesco a mettere in solo la frequenza per sentire da dove arriva il problema. Ad esempio, in questo caso potrebbe essere la cassa o il basso che hanno frequenze in eccesso. Una volta individuato il problema posso agire in due modi: o aprendo un plugin o il plugin che ho già caricato sulla traccia e andando a correggere la frequenza problematica, oppure se ho utilizzato Neutron 2 sulle tracce oppure Ozone sul master, posso selezionare direttamente la traccia da qui sotto, in questo caso probabilmente il problema è sulla cassa, aprire l'equalizzatore e controllarlo direttamente da Tonal Balance. Proviamo ad andare a correggere questa traccia. Nello stesso modo, se voglio enfatizzare le frequenze tra 1 e 2 kHz leggermente attenuate, posso aprire l'istanza di Ozone che è inserita sul master e anche quella controllarla da qui sotto. Ovviamente posso anche bypassare l'equalizzatore del canale selezionato cliccando sul tasto Bypass. Tonal Balance Control è uno strumento innovativo e molto utile per aiutarci a mixare, soprattutto in quelle situazioni dove non è possibile avere un monitoring perfetto, per esempio in un home studio
o in una stanza dove non c'è un'acustica corretta in modo adeguato, oppure se dovete affrontare un mix con le cuffie. Se avete già Ozone 8 Advance, oppure il bundle Ozone 8 Advance e Neutron 2, o la Music Production Suite di Isotope, è un ottimo strumento che vi può aiutare a finalizzare nel modo corretto i vostri mix e i vostri master. Ciao a tutti e ci vediamo nella prossima puntata.